insieme con i tuoi eletti. La Basilicata ha donato il suo ultimo saluto all'arcivescovo Michele Scandiffio, emerito di Acerenza, morto a Matera nella giornata del 6 giugno 2022 all'età di 93 anni. Le esequie nella cattedrale di Matera la presenza dei vescovi del territorio. Originario di Pomarico, divenne sacerdote dell'arcidiocesi l'8 luglio 1951. Fu Giovanni Paolo II a nominarlo arcivescovo di Acerenza il 30 aprile dell'88. Il suo episcopato è durato quasi 27 anni, chiudendosi il 27 luglio del 2005. Qual è l'eredità spirituale che ci lascia Monsignor Scandiffio? L'ho incontrato quando sono arrivato giovane vescovo qui in Basilicata nel 1998. Quello che mi colpì immediatamente, giovane vescovo, la sua accoglienza paterna. Fondamentale per un giovane vescovo che arrivava in una terra che non conosceva, trovare questo tipo di accoglienza e di ascolto. Che io rimando soprattutto a voi, cari giovani, di trovare padri che vi ascoltano, che vi accompagnano e che vi indirizzano alla strada giusta. La parola che viene in mente è padre, padre spirituale, padre all'interno della comunità ecclesiale, sia nel campo religioso che civile, con i fedeli laici, con il clero, con tutti, anche le componenti della comunità. Ma padre perché ha insegnato con l'esempio, il silenzio, la pazienza, la fede, la speranza, con l'accoglienza verso tutti. Un ricordo necessario di una figura molto importante che per 17 anni ha vissuto sul nostro territorio, ha vissuto a 360 gradi il nostro territorio, instaurando anche dei rapporti corretti, istituzionali, dal punto di vista anche politico praticamente, con le istituzioni locali. Così scriveva Monsignor Scandiffio, siamo chiamati, così come ci ha ricordato Gesù, ad illuminare la comunità in mezzo alla quale siamo stati inviati a servirla attraverso la nostra umanità. Al termine delle esequie, il feretro di Scandiffio è stato portato nella natia Pomarico per la tumulazione nel cimitero.